Ricordati che il guantone è la scarpa della mano. Se è stretto ti fa male, se è largo ti balla e ti fa venire le vesciche. Sceglilo bene e proteggi la tua mano e non fare il cretino. Scuola di Botte. Siamo di scuola. Secondo me è molto interessante che Venom. Venom fa tanti tipi di guanti, fasce di prezzo variabili, estetica variabili. Questo per esempio è un guanto abbastanza classico, forse un po' appariscente per le finiture oro. Questo è un 12 once. Venom ovviamente fa i guanti fatti a mano in Thailandia e si sente. Che vuol dire si sente? Quando lo infilo sento sì la cucitura. Allora, una cosa che dovete notare quando infilate il guanto e cosa che non si sentiva né nei Rival e né ovviamente nei Gledo Reyes è la cucitura alla fine. Qua si sente, io ci devo infilare bene le dita per calzarla, ma mi rimane sulla punta delle dita sta cucitura un po' dura. Ragazzi, ci può sta, perché non vi potete aspettare da un guanto che costa 70-80 euro le stesse performance di un guanto da 200 euro in su, perché c'è un motivo se un guanto ne costa 200 e c'ha un'estetica spartana, vedi Gledo Reyes, e questo ne costa 70-80 e c'ha pure l'estetica figa. Per esempio questo è un altro Venom che costicchia un po' di più, ma c'ha una calzata veramente, veramente tosta. Cioè, mi rimane troppo la cucitura in fondo. Questo ha una particolarità, ha sia l'imbottitura interna, ha una sorta di pelle lucidata, raso, adesso non saprei neanche come definirlo. I materiali non mi fanno impazzire, però sai, anche per fare tutta la parte estetica, ci avranno vestito qualche cosa. Ripeto, la calzata, dovete testarlo, dovete sentirlo sulle mani, non dovete sentire angoli, asperità, parti ruvide, perché è quello che poi fa la differenza. Altro Venom, vedete? Questo è il più semplice di tutti, bianco, con le scritte che si leggono a malapena, perciò zero estetica sostanzialmente, un canto bianco classico, ben imbottito all'interno, perché poi Venom c'ha questa particolarità, fa veramente un'imbottitura molto interessante all'interno, perché è un guanto non da pugilato, è un guanto che viene usato un po' per tutte le discipline, perciò per esempio nella Muay Thai dove arrivano i colpi e tu puoi pararli col guanto, se non c'hai l'imbottitura bella spessa all'interno, non pari o ti fai male, e su questo è ottimo. Posso usarli per il pugilato? Certamente sì, ovvio che paghi un pochettino lo scotto della maggiore imbottitura all'interno, sulla mobilità che in alcuni casi non vi serve, ma non è detto che voi non facciate questo, ciò vi siete parati, non è detto che magari un colpo che vi arriva sul polso o sul pollice siete sicuramente un pochettino più parati. Venom, un guanto che mi piace veramente tanto è questo qua, perché è semplice, stile pugilato, perciò senza particolari imbottiture, rifinito bene, ovviamente sale anche il prezzo. Ovvio ragazzi, i prezzi non ve li sto io qui a dire perché non sto a vendere, io li sto solo provando, però si sale un po' col prezzo, poi se volete sapere i prezzi bene chiamate il ring che ve li dicono. Questa è una calzata da paura, sto guanto qui è corto, preciso, ottima calzata, questo è un 12 once. Lo senti subito, senti la pelle, senti la calzata, infatti questo qua viene dichiarato come alta qualità e si sente la differenza rispetto a quelli che ho provato prima. Più spendi, più ottieni ovviamente. Questo fa, lo senti proprio, impatta diversamente la mano dentro, la cucitura si sente, ma si sente molto meno, va ben oltre la parte della punta delle dita, perché a me dà fastidio quando sta sulla punta delle dita, qui invece è un pochettino più all'interno. La protezione comunque c'è, ma tutto quello che è superfluo per il pugilato non c'è e rimane un bel guanto da pugilato e rende bene. Qui ritorniamo su un guanto un pochettino ibrido, perciò con gli inserti un po' in tutte le aree. Questo è un 12 once, meno inserti sul polso, più inserti sulla parte interna. Qui proprio si abbonda sulla parte interna e si abbonda anche sul pollice. Questo è un guanto anche che calza molto bene, rimane bello al tatto, cioè resistente. Gli interni sono un po' così così, cioè quando voi mettete la mano all'interno e sentite rigido non va bene, è vero che si modellano, però rimane un po' troppo rigido sul polso, cosa che potrebbe dare fastidio, e rimane un po' rigido anche su questa parte qua sotto.
il che va bene fino a un certo punto, perché il bendaggio è quello che vedete nel rigido, così lo dosate, non deve essere il guanto, anche perché poi il guanto tende a mollarsi, sembra come se c'è il cartoncino in alcuni casi, e quando sentite quella cosa, non in questo caso, però generalmente sentite quella cosa, evitate il guanto, perché usano degli innesti insieme al cartone che una volta ammorbiditi non servono più e vi dà pure fastidio. Guanto leggero, guanto veloce, sempre Venom, un po' imbottito all'interno, ben rifinito, ma calza male. Ragazzi, ci ho messo la mano dentro, questo modello calza male. Ma attenzione, prendetele con le pinze queste cose che vi dico, perché calza male per me, per come sono abituato, per come li voglio sentire io. C'è gente che preferisce questa calzata rispetto ad un'altra. Perché non mi piace sta calzata? Perché mi rimane dello spessore all'interno che non mi permette di infilare bene le dita, perciò mi lascio il guanto che molleggia un po', ma la mia mano è diversa rispetto alla tua, è come le scarpe. C'è gente che dice, io con quel modello, quella marca mi trovo bene, con questa no. Io posso dire l'esatto contrario. Queste sono opinioni personali sui guantoni, per quello che io provo col guantone. Ma voi potreste provare l'esatto... Ah Ciro, ma hai detto sto quanto non andava bene, io ce lo trovo benissimo. Questo è corretto. Voi vi potreste trovare bene con quanto. L'unica cosa che vi posso dire, Cleto Reyes, Rival, eccetera, eccetera, quelli sono valori assoluti, cioè un guanto che sta bene a tutti. Io non credo che troverei mai qualcuno che dice che Cleto Reyes gli calza male. Oddio, qualche faccia da culo lo trovi sempre. Però, sai... è difficile averci sto coraggio. Eccolo qua, questo è un altro guanto della nuova serie di Venom, 14 once, sembrano 10 per come calza, fatto bene. Qui saliamo sul prezzo, ovviamente. Ragazzi, allora, quando vi dico che un guanto è buono, si parla sempre di prezzi più elevati. Voi direte, ah Cicalo, sei furbo te, ci dici sempre quelli che costano in più sono i migliori. Ma ci sarà motivo se costano in più, li devono lavorare. Questo non ha quasi imbottitura all'interno, perciò molto buono per il discorso pugilato. Tutta la parte esterna è veramente rifinita bene, calza molto bene, cucitura quasi assente all'interno. Ovviamente quando si sale sul prezzo iniziate a sentire meglio la calzata, iniziate a sentire meglio la mano dentro, iniziate a vedere che non è un pretagliato a culo, ma ci hanno messo le mani magari qualche artigiano. Difetto, un po' il pollice. Il pollice rimane un pochettino morbido, che è normale, o paragonato magari ad altri guanti, altri dispositivi, può rimanere un pochettino così. Però qui parliamo di un guanto che iniziamo ad andare sui 150 euro, perciò una bella spesa, ed è un guanto che vi deve durare, cioè la pelle deve essere duratura, l'imbottitura all'interno deve essere di qualità, e qui ce ne accorgiamo subito, comunque tutta la parte interna è abbastanza resistente anche al sudore. La cosa importante è che non si assorba, ma tende a cadere fuori, specie se lo aprite e lo mettete in verticale. Guanto da picchiatore, sempre Venom. Ma ci stai a fare... Oh, Venom, c'è una marea di modelli, adesso non ve li faccio tutti, se non finiamo più, però quelli più significativi ve li voglio far vedere. 10 once, tutto in pelle, tutto tirato, faccio fatica a metterlo pure perché è un 10 once piccolino. Questo è veramente il guanto, per esempio, da Taipei uccide, leggerissimo, veloce, mega imbottitura all'interno per paracalci, per parare qualsiasi cosa, veloce, porta i colpi, chiudi veloce. E in più la vecchia estetica, il vecchio stemma, che adesso vanno tutti con la scritta Venom, invece vedete qui c'è ancora il simbolino standard. Questo, ripeto, un guanto molto bello, forse un po' troppo lucido, un po' troppo appariscente, però rimane. Concludiamo facendo degli ultimi guanti. Adesso qui sono andato sui 16, quelli un pochettino più grossi, quelli un pochettino più protettivi. Questo è classico Venom da 16, bianco, finiture oro, imbottitura all'interno, tutta pelle, calzata eccellente. Già mi trovo molto meglio io con i 16 perché ci riescono a lavorare un pochettino di più, un guanto un po' più pesante, un pochettino più grande. Questo è uno, poi c'è anche questo molto interessante, questo è stile militare, verde, no? Tutti quelli che fanno la grav magia così se comprano un guanto in tinta, perché che fanno? Fanno la grav magia che se lo comprano un guanto? No, noi tutto senza mani, sennò rendiamo invalida la gente. Eccolo qua, con imbottitura interna, classica chiusura, rifiniti a mano in Thailandia, sono tutti guanti dai 120 euro in su.
perciò vi do delle indicazioni fascia e prezzo, però sono anche guanti duraturi e con una qualità costruttiva leggermente diversa rispetto a quelli sotto i 100 euro, ok? Ultimo modello, eccolo qua, Venom, con la grafica stilizzata del guerriero qua sopra. Questo è quello che mi piace meno, perciò di quelli che ho provato di 16 once, questo è quello che mi piace meno, calza meno, forse hanno puntato troppo sull'estetica, poi hanno messo troppo rinforzo all'interno, compresa la parte delle dita, cosa che generalmente tanti non mettono, questo ce l'hanno voluto mettere, non so che volevano fare, hanno esagerato secondo me e rimane un po' troppo rigido anche sul polso. Non convince molto, eh? Eccolo qua. Questo è proprio quello pelle spugnona. Madonna come calza male però, ragazzi, cioè stateci attenti quando fate i guanti, no? Li fa tutti argentati, ma poi calza così male. Mi dispiace, cioè, invece contro determinati modelli, però ripeto, calzateli tutte e due, metteteli a tutte e due le mani, provateli se c'è la possibilità, se c'è un sacco, se no menate al proprietario del negozio, boh, non mi piace sto qua, boh, vieni qua un attimo, perché sta lì apposta il proprietario, gli menate, date un pugno e sapete subito se va bene. Questo non va bene. Ok, rimanendo in tema guanti di qualità, andiamo sugli Adidas. Io gli Adidas li promuovo molto perché ha una lunga tradizione di box, anche alle Olimpiadi è stata spesso fornitrice di guanti per le Olimpiadi e fa dei modelli secondo me particolarmente buoni, ottima calzata, molto morbidi e sperimenta molto sulla parte ibrida. Allora, non è detto che debba essere costoso il guanto Adidas, perché adesso con 40-50 euro vi portate a casa un buon guanto. Questo, per essere un guanto da 50 euro, ragazzi, calza veramente bene, rimane rigido, rimane tirato, mi piace l'interno, ovviamente da parte qui non è imbottito nulla perché questo è un guanto da pugilato vero e proprio, e ha il velcro elasticizzato, che vuol dire che non è una parte rigida, ma questa parte qui è elastica, vedete? Questa è una buona idea perché vi permette addirittura di avere una chiusura molto più salda, che consiglia a tutti quanti quelli che vogliono iniziare e spendere poco. Questo si chiama Speed 100. Spesso Adidas al nome va a seguire una sigla numerica, di solito più è alta migliore la qualità del guanto, tipo Hybrid 200 sono inferiori agli Hybrid 300 che ho io per esempio. Speed 100 è la base della base. Per esempio passiamo alla serie Hybrid. Questo è proprio la base della serie Hybrid. Ibride perché? Perché hanno degli innesti ibridi, cioè hanno modificato un pochettino quello che è la base, cioè quel guanto lì standard, con qualcosa di aggiuntivo, non so, l'imbottitura per esempio sul polso, l'imbottitura leggermente su alcune aree dell'interno, per quello diventa ibrid, altrimenti sarebbe standard. Questo è proprio la base ibrid, molto semplice, con un po' d'oro tanto per abbellirlo, stesso tipo di chiusura, perciò velcro con elastico attaccato al velcro. Questo per esempio è l'Hybrid 300, la stessa versione che ho io, ho un colore differente. L'Hybrid 300 lo consiglio veramente tanto, non fosse altro per il prezzo, che è un po' elevato, qui parliamo comunque intorno ai 150 euro. Allora, calzata perfetta, protezione perfetta, doppia chiusura a velcro con elastico e copertura. Questo ha in più gli innesti di protezione sui polsi esterni e gli innesti di protezione interni. Permette di avere una risposta perché all'interno c'è una schiuma molto più ammortizzante che permette di avere un guanto che calza bene ma che è protettivo. Rimanendo su un buon guanto con una spesa più bassa rispetto ovviamente al 300, andiamo sull'Hybrid 200 di Adidas. Ovviamente gli manca qualcosa come dicevamo prima, però calzata rimane veramente veramente comoda e le finiture sono tutte lì. Mancano gli elementi, per esempio secondo me perde molto sull'allacciatura, quella dell'Hybrid 300 è un altro pianeta, questa è un po' più spartana. Ma va benissimo perché ragazzi, per iniziare, per portare i colpi, per impattare bene, per sentirlo bene sulla mano, questo è un guanto veramente eccezionale con costo contenuto. Questo è uno dei guanti che mi piace di più, l'Adidas. Classico, vedete? Semplice,
Questo è un guanto AIBA del 2017, perciò certificato per tutte le competizioni. È un po' piccolino questo per me, infatti dentro lo sento un po' strettino, però veramente è una fucilata questa, arriva, boom, è una sassata. Non ha particolarità, costa onesto. Mostra anche perché c'è la certificazione AIBA qua. Questo è l'airbag, si chiama, ed è un guanto che per chi vuole fare pugilato è un must. Ci lavorate bene, è veloce, è compatto, vi rimane sigillato sulla mano e vi permette comunque di non farvi male. Da valutare sicuramente. Allora, molti di voi mi hanno chiesto anche i guanti Pitbull e qui ne abbiamo un pochettino. Adesso ne sto provando qualcuno, ovvio che questi andrebbero provati in combattimento, andrebbero provati su tutta una serie di situazioni col bendaggio senza, però così a primo impatto e vedendo anche il prezzo, perché è un bel prezzo secondo me, un guanto in pelle rifinito con qualche innesto in gel, calzata non male, questo è un guanto che per esempio io consiglierei. Questo è un 16 once, l'ho preso proprio apposta perché volevo sentire come calzava dentro. Vedete, rifinito bene, addirittura qualche piccola particolarità tipo la P cucita a macchina, però ci sta. Gli interni con la parte per far respirare la mano. Devo dire la verità, questo è un bel guanto da pugilato e io lo consiglio. Ovvio, abbiamo anche modelli più economici, diciamo quello era quasi il top, questo è un modello più economico, però devo dire la verità, anche questo calza bene, un po' rigido, questo è l'effetto di cui vi parlavo, che rimane rigido, quasi cartoncino, però ovviamente su un guanto economico, ragazzi, ci può stare, cioè dobbiamo sempre considerare il valore economico del guanto, quanto viene rifinito. In questo caso questo si sente che è più economico, però per iniziare, per lavorare va bene. Alla fine Pitbull vi realizza dei guanti con estetica abbastanza sobria, a parte sto Pitbull incazzato così, che non costicchiano, perciò che ovviamente in proporzione al costo e tutto quanto, secondo me sono validi. Però ragazzi, prendetelo con le molle, perché li ho provati qua e sulle versioni però molto economiche è come avesse un cartone infilato in pratica, vedete qua rimane troppo rigido fuori, la parte rimane troppo morbida dentro, c'è un po' di imbottitura qua, va valutato, lo dovete provare sicuramente, però ripeto, non ne parlo male perché vedete comunque è un guanto che non mi è dispiaciuto, ma rimane sempre a voi l'ultima scelta, non dite Cicalone mi ha detto è buono, poi non me ci trovo bene, perché come vi ho sempre detto, se non l'avete provato voi non c'ha senso. Ok, cambiamo brand, passiamo a Yokao. Questo è classico brand per la Muay Thai. Ovviamente gli appassionati di Muay Thai mi sapranno dire Yokao ottimo, eccetera. Io ho preso tutti guanti di una certa qualità, non ho preso le fasce basse o quasi. Questo è un guanto che inizia a costare ed è un guanto che calza bene, molto bene, secondo me anche ben rifinito proprio a livello costruttivo. Anche questo è fatto a mano in Thailandia, perlomeno così c'è scritto, poi fatto a mano vuol dire tante cose, non vuol dire niente, però io vi garantisco che messo nella mano inizia a essere veramente veramente piacevole, ed è un guanto che a impatto si sente bene, finiture all'interno un pochettino più basse della media secondo me, cioè la parte non di imbottitura ma di foder all'interno la senti un pochettino che si piega, se rimane tirata invece rimane sicuramente più comoda. Sempre rimanendo su Yokao, ho preso un 16 once, questo è molto bello, molto protettivo e molto rifinito. Tra l'altro questo ha un prezzo già più abbordabile rispetto a quest'altro modello, si scende sotto di un 20-30% e avete comunque un guanto sicuramente più sobrio, senza le rifiniture, le stelline, il numero Muay Thai che fate, arrivo lì, io faccio Muay Thai o meno e tutto quanto, però potrebbe essere un bel guanto da tenersi per un bel po' di tempo. Poi se vogliamo la via di mezzo tra i due, perciò grandezza, dettagli e qualità, eccolo qua. 16 once, massima rifinitura, stessa similitudine a questo, colore un po' più chiaro, calza perfettamente, forse un po' troppo abbondante qua secondo me, però per fortuna c'è qui l'innesto che va a coprire, perciò siete coperti in eventuali parate.
su questa parte interna, rimane bello grosso, rimane per coprire e vi permette comunque di portare bei colpi. Eccolo qua. Guanto per i più giovani, tanta grafica, tanta immagine, ma calzata un po' così, e costicchia questo, perciò provatelo, vedete voi, perché questo probabilmente è per una mano più giovane. Io sono un po' più esigente, le protezioni, gli innesti sono sempre di altissima qualità, le rifiniture sono sempre di altissima qualità, dall'etichetta fatta in rilievo addirittura in gomma, che la toccate la sentite perfettamente, eccola qua, però provatelo, perché a me non mi suona benissimo, però potrebbe essere, io essendo vecchio, sai, ste cose da giovani. Questo dovrebbe essere una buona via di mezzo, perciò rifinito, e infatti calza bene. Stesse rifiniture del precedente, un po' più grande, meno grafiche particolari, difetto. Si aggroviglia tutta la parte di copertura interna, è praticamente tutta raggrinzita, adesso invece si muove dentro. È vero che con i bendaggi sicuramente lo sentite meno, ma io lo sento sulla punta delle dita. Cioè la rifinitura dove finisce il guanto è come un lenzuolo piegato tra le gambe, una cosa fastidiosissima. Passiamo a Twins, adesso faccio un paio di prove di qualche guanto Twins, me l'avete chiesto, che ne pensi dei Twins? Allora, i Twins sono stati sempre ottimi guanti, ovviamente anche questi sono made in Thailand, ormai ne abbiamo visti diversi, made in Thailand, a Venom, a Yokao, a Twins, eccoli qua. Già questo, per esempio, calza bene la mano, calza male il polso, nonostante io lo abbia stretto al massimo. E questo è l'errore, che invece su altri modelli non c'era, per esempio Adidas ha questa funzione aggiuntiva, gli manca la possibilità di allungarlo ulteriormente per chi ha il polso magari più piccolino o per chi vuole il polso più stretto, questo mi balla il polso. Guardate, ci passano due dita tranquillamente dentro, il che non va bene, però la calzata della mano è ottima di questo Twins. Ovviamente parliamo di un guanto di fascia medio-alta in questo caso qui. Poi ho preso questo 12 pure da provare, vediamo un attimino se qua col polso andiamo un po' meglio, vediamo com'è la calzata. Bocciatissimo, si sente la cucitura praticamente dall'inizio, entra, cucitura sulle dita, dolore, chiusura del polso molto bassa, infatti questo è un guanto un po' economico, diciamo, ok? Ultima prova, eccolo qua, altro 12, modello similare. Vediamo subito, rimane, questo rimane duro come il precedente, cucitura. I tre Twins provati oggi bocciati tutti e tre, ragazzi, mi dispiace, chiusura del polso non va bene, mi fermo qui perché è inutile testarli quando addirittura questo mi fa male sul mignolo, addirittura la cucitura, bocciati. Allora, qualche guanto, in questo caso è Sting il brand, Sting ha tutte le fasce prezzo, da bassina, medio-bassa, a molto alta. Per esempio questo è un guanto che secondo me, rapporto qualità-prezzo, perché parliamo intorno ai 50-60 euro, è fatto benino. Ovvio che non vi potete aspettare la calzata spettacolare, non vi potete aspettare ovviamente le finiture spettacolari e materiale esterno è quello che è, però con 50-60 euro ve lo portate a casa tranquillamente. Se ci vogliamo spostare su un guanto migliore, con tanto di effigie della federazione pugilistica, passiamo su questo modello qua, altra calzata, altro materiale, altra resa, saliamo col prezzo. Questo è buono su tutto secondo me, tranne che un po' sul polso. Il polso lo sento un po' ballerino, un pochettino troppo largo, ma è abbastanza normale, non c'ho il bendaggio sotto, perché questo magari col bendaggio riuscite a compensare un pochettino lo spazio col polso. È un guanto abbastanza semplice, giusto col tricolore bianco e con lo stemma della Sting. Questa è l'Arma Plus di Sting, è un po' la calzata, non mi fa impazzire, forse hanno voluto lavorare un po' sull'estetica, un po' su qualche finitura, mentre ecco, il polso questo lo sento meglio, la calzata interna della mano non mi convince, però ripeto, questa va provata, però una cosa sicura è che la parte della copertura interna tende un po' a raggrinzirsi e dare fastidio alle dita, poi a me questo dà fastidio, a tanti non gliene frega niente e va valutato. E altro prodotto Sting, questo è l'Orion,
Questo, per esempio, ha ottima calzata, protezione sulla cucitura addirittura, cioè la cucitura è protetta da un piccolo innesto all'interno, rimane abbastanza rigido, chiude male il polso, ma anche qua andrebbe valutato con il bendaggio. Senza bendaggio, non lo so, sono durissimi, questo è uno dei guanti più duri che io abbia provato. Sembra un sasso praticamente, il che è un bene perché quando arriva e colpisce lascia comunque il segno. Ovvio lo potete usare sul sacco, potete usare con un compagno senza esagerare, anche perché questo è un guanto abbastanza leggero. Allora oggi vediamo anche i Green Hill, me l'avete chiesti più volte, io ho diversi modelli Green Hill a casa, l'avete visti. Quello che devo dire su Green Hill è che ulteriormente li ho trovati peggiorati. Perché li ho trovati peggiorati? Perché testandone un pochettino quelli che già ho, quelli che sto testando, quelli che ho avuto, ho visto che è salito il prezzo e sono diminuiti in qualità i guanti in sé. Questo guanto che ho io è un guanto che una volta messo, che è l'Ultra tra l'altro, che era uno già il nome ve la dice bene, l'Ultra, calza malissimo, la cucitura ormai all'interno si sente da morire e la rigidità del guanto sembra tagliato su un pezzo di cartone, cioè non sembra tagliato sulla forma di una mano. Per questo motivo oggi tendo a sconsigliarlo, semplicemente perché i materiali sono sicuramente buoni, ancora li vedo dal punto di vista della pelle, dal punto di vista della parte interna, di tutta la parte del velcro eccetera, li trovo ancora buoni, però come stanno sulla mano sono diventati veramente pessimi e questo purtroppo lo devo far notare, anche per correttezza poi nei confronti di chi mi chiede perché dici che i Green Hill sono peggiorati. Questo è un altro dei guanti più venduti di Green Hill, il Tiger, vedete? Il Tiger è rimasto sostanzialmente abbastanza buono, rimane un pochettino più morbido, ma è peggiorato tantissimo sulla chiusura del polso. Sulla chiusura del polso addirittura, vedete, ci passano due dita ancora se io lo tiro al massimo. Non hanno avuto l'accortezza di fare la parte elastica che dà la possibilità di chiuderlo ulteriormente, cioè di stringerlo. La cosa più problematica è la rigidità della struttura in genere. Anche qua, come dicevo, sembra tagliato su un pezzo di cartone. È vero che si ammorbidisce, ma è anche vero che quando si ammorbidisce si sforma il guanto. La maggior parte di questi guanti qui hanno l'anti-shock, che inizialmente non vi permette di chiudere bene la mano, perciò evita comunque di dare dei colpi troppo duri, ma è anche vero che l'anti-shock dopo un po' si attenua fino a sparire, perché ovviamente l'elasticità che vi blocca la chiusura della mano va a diminuire. Forse questo ha penalizzato molto questi guanti. Ci sono ovviamente tanti modelli, ci sono anche le versioni da donna come il Vicky, ci sono modelli da 30, 35, 50, 70, 80 euro, però devo dirvi la verità, non ho mai trovato un rapporto qualità-prezzo corretto per quello che oggi stanno offrendo, perciò li boccio momentaneamente, poi magari faranno nuova edizione dei guanti e ne riparleremo. Allora amici, ovviamente Leone ci potremmo sbizzarrire, non sto qui a recensirli, non sto qui a provare perché sono veramente troppi modelli. Allora, Leone partite da un presupposto, cioè guanti infiniti, colori, modelli, grandezze, costi eccetera, cioè dovete provarli. Io adesso qui avevo preso questo che mi piace molto, che è un guanto no shock con delle belle imbottiture, belle chiusure, ovviamente un guanto che non ha neanche un prezzo particolarmente elevato, eccolo qua, chiamiamola un po' più moderna rispetto al guanto standard Leone, perché poi vedete Leone è anche molto classico a livello di costruzione, ma gioca tantissimo sulle grafiche. La maggior parte della gente per esempio compra Leone proprio in virtù di tutte le grafiche che ci sono, trovate camouflage, verde militare, viola, disegni astratti, i combat, Muay Thai style, hanno coperto veramente un'infinità di format grafici, argento, oro, rosa, rosa chiaro, rosa shocking, donne, uomini, tutti quanti possono scegliere, perciò da questo punto di vista ottimi se puntate a un discorso d'estetica, però discorso estetica con me è inutile che lo stiamo a fare, non ci serve a niente. Provateli sulle calzate, perché questo per esempio lo sto provando, per rapporto qualità prezzo c'è un'ottima calzata, rimane un po' largo sul polso ma ci può stare perché ha anche gli inserti protettivi. Gli altri, a seconda anche dei modelli che ho provato, alcuni sono un pochettino più scomodi sul polso, alcuni sono un pochettino più scomodi sulla calzata della mano stessa. Valutate anche i materiali, perché al di là della parte della grafica, no, tanti vanno a scegliere il modello di Sagara e il modello di Petrosian e il modello di quell'altro eccetera, non sono quelli che fanno la differenza. Non è che se l'ha calzato uno forte diventate forti in automatico o so i guanti migliori, probabilmente è solo una questione di brand. Allora, rimanendo sempre in tema Leone, ovviamente parlavamo che Leone dà
tutte le fasce prezzo, cioè da 29 a 160, 180, e tutta la parte relativa alle grafiche. Addirittura mi facevano notare questa nuova edizione che è Ramses e Nefertiti, voi immaginate. Abbiamo anche la serie bambini, cioè voi immaginate, un bambino viene, vede qua il leone, io me prendo questo, perché me dovrei prendere in quanto così semplice spartano, ovviamente. Poi abbiamo anche le versioni pitonate, c'è un po' di tutto, ragazzi, dal punto di vista di guanto. Valutate sul discorso dell'estetica, perché magari se è il vostro primo guanto e volete l'estetica, con leone c'avete una scelta infinita. Però ovvio che la qualità dovete valutarla anche in base al prezzo e anche al brand. Quando scegliete praticamente i guantoni, valutate sempre la scelta che c'è all'interno del punto vendita, perché se voi andate a un punto vendita e c'ha 4 guantoni, è normale che vi dirà che sono i migliori. Se io ho 4 guantoni in croce, dico: guarda, ho comprato i migliori. In realtà non è così, perché voi dovete vedere quante tipologie, quanti brand, la quantità, la scorta del guantone, perché spesso potrebbero darvi per esempio il guantone che sta lì, allora vi dicono: guarda, ti do questo guantone qui, è il migliore, in realtà era l'ultimo e se lo vorrebbero togliere. Qui per esempio quello che succede è che ne abbiamo talmente tanti che spesso si ha l'imbarazzo della scelta, ed è difficile, per quello che facciamo poi sostanzialmente questo tipo di video. Ma attenzione, diffidate da quelli che hanno 4 guanti in croce e sono giganteschi nei negozi, tipo Decathlon, che è uno di questi, c'ha sempre quei 4 guanti, ci mette sempre un brand abbastanza noto, fascia bassa. In questo caso noi abbiamo fatto vedere tutte le fasce alte perché sono quelle più importanti, ma non disdegniamo ovviamente le parti più basse, ok? Perciò i guanti da 30, 40, 50. Ricordatevi sempre che state prendendo per le vostre mani, che qualcosa ci fate oltre a dai cazzotti, perciò curatele e stateci attenti. Comunque ragazzi, qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa, chiamate il ring, gli fate tutte le domande del caso. Se vi serve avere i guanti ve li possono spedire, se vi serve avere gli accessori ve li possono spedire senza problemi, vi possono dare le informazioni anche telefonicamente, perciò assolutamente senza nessun impegno. Dal punto di vista di fornitura ne hanno quanta ne volete, tutti i modelli, tutte le tipologie. Gli abbiamo rotto le palle, gli abbiamo fatto via pure Rival, gli abbiamo rotto le palle, gli abbiamo fatto prendere pure Cleto Reyes. Ovviamente poi su tutti gli altri brand c'hanno tutto, Belli piuttosto che Leone, Green Hill, Sap, Adidas, Venom, Yokao, Twins. Ragazzi, ci si può veramente sbizzarri, Sting, Iron Nitro, bah, fate voi. Valutate bene e hanno una scelta molto ampia. Ovviamente non è una pubblicità, perché ovviamente io con loro ci collaboro da un sacco di tempo, è solo il fatto di poter avere scelta, perché ormai con tutti questi magazzini scureggioni tipo Decathlon, dove andate lì e trovate 4 guanti in croce, almeno loro hanno la passione di prendere tutti i modelli che servono e darvi anche la possibilità di scegliere sia esteticamente che qualitativamente un guanto o tutta l'attrezzatura per il vostro sport da combattimento. Perciò a me fa piacere sostenerli. Saluto a tutti e vi ricordo che spesso mi trovate qui al ring, però non è sicura mai la cosa, tranne quando organizzo gli incontri, e neanche detto, perché l'ultimo siamo stati sfigati tra gomma bucata, incidente, pioggia e tutto quanto. Alla fine sono arrivato un'ora tardi, l'ora e mezza anzi, e sono andato via pure prima. Ciao!